Il meglio degli eventi sportivi. Un appuntamento intenso e partecipato ha caratterizzato il fine settimana sportivo in canavese. Protagonista la mountain bike con una doppia uscita che ha richiamato tantissimi appassionati. Ad aprire le due giorni di Torre Canavese, targata Team Rock, è stata la gara inaugurale della XGP Monte Cup, competizione a livello regionale che ha richiamato in assi di partenza la bellezza di 180 appassionati, arrivati da tutte le province e non solo. L'evento, tra l'altro intitolato alla memoria di Marco e Fiorella da Trino, ha segnato l'avvio di un 2022 legato al mondo del ciclismo fuoristrada, dove c'è tanta voglia di tornare a gareggiare nella piena normalità, dopo due stagioni nelle quali anche questa disciplina ha dovuto fare i conti con la pandemia, che ha limitato tantissimo atleti e organizzatori. Un sabato pomeriggio intenso con i partecipanti che sono stati suddivisi in due partenze, la prima andata in scena intorno alle 13.30, la seconda invece andata dopo le 15.30. Nella competizione principale è da segnalare l'affermazione di Emanuele Bocchio Vega, under 23, portacolori dell'SD Rock Bike Team di Front, il quale ha messo in fila tutti i suoi avversari, ad iniziare da Marco Pavan del Team Cingolani e Mattia Penna del Maggio Cuneo, quest'ultimo primo della categoria Elite. Tra gli junior, successo di Valerio Martinoli del Gorla Minore, quarto ellenicese Mattia Amadio, mentre tra le donne affermazione di Katia Moro della Dotta Bike, tra le di Thunder e di Anna Giulia Cerro del Valpidiano, peraltro davanti a Carlotta Bocchio Vega del Rock Bike Team. Tra gli Elite Master successo di Davide Martin nel Team Montecorpo, mentre Fabio Pessina del Viscardi è risultato il migliore in assoluto dei Master, grazie al crono di 1 ora e 13 minuti. Degli eventi sportivi.